Salve care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan in un altro video. Avrei voluto trattare del tema che mi sembra più importante. Il tema del giorno sarebbe stato la triste scomparsa del grande insuperabile Dario Fo. Però è già da molto tempo che vengo facendo dei video su un altro argomento. Siccome mi hanno chiesto anche in privato di continuare a parlarne, di Dario Fo ne tratterò in un altro episodio. Intanto mi sono preso delle annotazioni su questi scontrini perché a volte non mi tengo tutto a mente. Ma visto che ho sentito parlare e riparlare, scusate che prendo dei cuscini. Dicevo, no? Siccome che ogni tanto, quando fa le sue apparizioni in pubblico, Papa Francesco, con quella sua attitudine buonista, parla come sia umiliante ammassare fortune, ammassare denaro, no? E mi è venuto in mente come per fare una celebrazione in un paese dell'Africa hanno dovuto spendere miliardi per accendere le luci di una cattedrale. Allora, loro parlano, sempre fanno l'elogio della miseria e della povertà, no? Delle virtù della povertà. E ho cercato in internet cose che avevo già visto in documentari televisivi, gli scandali della Chiesa, come hanno invertito male il denaro e il denaro che hanno. Quindi loro predicano bene ma razionano male. E quindi passiamo a parlare del tema del giorno, cioè che cambiamenti sta portando il Papa con rispetto alle ricchezze della Chiesa e al fatto che ha promesso che la sua Chiesa doveva essere una Chiesa degli umili e dei poveri, per gli umili e per i poveri, che non ammassava ricchezze. Gli hanno anche fatto questa domanda in un'intervista giornalistica e lui non ha risposto perché ha iniziato a fare petizioni di principio, rispondendo con delle domande e rispondendo con argomenti che non avevano nulla a che fare, come testi evangelici. Però è interessante come invece innanzitutto bisogna sfatare molti miti. Molti credono che il patrimonio sul quale bisogna tassare la Chiesa siano chiese, templi, basiliche, opere d'arte. No, la Curia Romana, il più delle volte in Italia, non è proprietaria di chiese, conventi, cattedrali, basiliche, monasteri, conventi, eccetera, ma è lo Stato italiano che se ne cura. La Curia Romana in ogni città d'Italia ha degli edifici, magari vecchi di secoli, ma che sono laici. Soltanto perché magari hanno una cappelletta dentro per pregare, sono considerate delle opere religiose. Molte volte invece sono degli hotel e 5 stelle. Infatti ho letto che in ogni città d'Italia la Chiesa Cattolica, così come in Inghilterra, ha costruito un sistema di scatole cinesi, di società che si assemblano come delle scatole cinesi le une dentro le altre e che è difficile rintracciare che appartengono alla Curia Romana, che queste società anonime ed SRL hanno addirittura delle perdite economiche. Comunque passiamo ai dati che ho raccolto, tenendo presente che appunto non si tratta delle chiese o delle cattedrali in proprietà della Curia Romana, dei prelati, ma secondo questi dati dal 20 al 30%
del patrimonio immobiliare italiano, 2000 miliardi di euro, sarebbe della Chiesa Apostolica Cattolica Apostolica Romana. 2 miliardi di euro, circa il 30% del patrimonio immobiliare, molto patrimonio immobiliare per un solo proprietario, il 30%, del quale molti appartamenti e alloggi rimangono sfitti. Il 70% del patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica Apostolica Romana sta all'estero. Mi sembra che 10 miliardi di libbre sterline soltanto a Londra. Hanno un totale di 115.000 fabbricati, credo in Italia. Dalle 8 alle 10.000 proprietà in Italia le ricevono all'anno fra bene opere di beneficenza e testamenti. Da una ricerca svolta nel 52 1952, il secondo tesoro in oro più grande del mondo, che erano 7 miliardi di lire dell'epoca del 1952, era della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Calcolando gli interessi ad oggi, le riserve auree sarebbero aumentate di un 60%, arrivando ai 7 miliardi di euro solo in oro, lasciando quindi perdere il patrimonio immobiliario, 2000 miliardi di euro. Hanno altri 7 mila miliardi di euro in oro. Poi allo Stato italiano la Chiesa Cattolica Apostolica Romana gli costa 4 miliardi all'anno tra sgravi fiscali, sussidi, incentivi ed altro, perché loro devono fare opera di evangelizzazione, cioè di proselitismo. Ogni insegnante si becca, non so se all'anno o al mese, credo all'anno, 30.000 euro, che però sono pagati alla Chiesa Apostolica, alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, la Curia Romana. Quindi non so se in tasca ad ogni insegnante religioso vanno 30.000 euro all'anno, forse vanno di meno. Lo IOR dà, scrivetevelo bene se volete fare qualche inversione, il 12% di interessi. Non c'è trasparenza ad oggi nei conti dello IOR, non si può dire che sia trasparente come l'acqua lo IOR, anche se sono passati di anni dall'epoca del cardinale Marcinkus, che vi ricordo che proprio perché voleva riformare lo IOR hanno ucciso Giovanni Paolo I. Perché lui voleva far arrestare Marcinkus e far revisionare i conti dello IOR, poi gli subentrò Giovanni Paolo II Wojtyla, che fece rimanere Marcinkus nel suo luogo di direttore presidente dello IOR, istituto opere religiose, e attraverso l'Ambrosiano hanno finanziato coi soldi della CIA eccetera il movimento di Lech Walesa Solidarnosc, attraverso gente come Licegeli, la P2, la massoneria, che poi si è visto Calvino, Calvi, Ambrosoli, la fine che hanno fatto, no? E quindi da allora non c'è stata trasparenza. Poi dicono che Ratzinger ha voluto fare trasparenza nello IOR e si è dovuto dimettere perché era debole e lo hanno minacciato di morte. Questo Papa aveva promesso di fare trasparenza, infatti un po' di ordine lo ha fatto, ma non ha fatto tutto l'ordine che ci si aspettava da
visto le sue promesse. Infatti c'è stata una fuga di notizie con Ratzinger, il suo maggiordomo avrebbe fatto scappare delle notizie di ordine economico, perché diceva che volevano manipolare il Papa, e lo hanno arrestato. E si sapeva di tutte le inversioni che nella curia romana si facevano. Adesso ultimamente non so chi, hanno scritto un libro, hanno arrestato una giornalista, e in pratica tutta l'informazione che non si è potuta trasfugare l'hanno chiusa sotto 7 sigilli, come se fossero i segreti apocalittici, e in pratica per decenni rimarranno sotto scrigno quei segreti della prelatura, della curia romana, i segreti della finanza della curia romana. Non si saprà nulla, quindi le acque sono più torbide nello IOR, a prescindere dalle promesse di Papa Francesco, cioè di Bergoglio, e non credo che ci sarà molta trasparenza nei tempi a venire, nonostante il giornale a venire, no? E quindi che dire, che io personalmente non ci contavo molto, perché sapevo che anche nel Vaticano, negli ambienti del Vaticano, vale l'adagio del gatto pardo: perché tutto rimanga uguale, bisogna cambiare tutto. Tutto deve cambiare perché tutto rimanga uguale. Cambiano i modi di fare, i modi di dire. Già mi ricordo che Wojtyla si presentò durante tutti i suoi più di 20 anni di regnato, perché il Papa è un teocrata, è un principe o re di uno stato. Wojtyla si presentava come un papa giovane dalle idee rivoluzionarie, invece era quanto di più conservatore fosse esistito. Poi è arrivato Ratzinger, che è stato visto come un grande riformatore, e invece era più ortodosso di Wojtyla e più reazionario di Wojtyla quando era segretario della fede, addirittura della nuova inquisizione, della nuova censura. Poi adesso è arrivato questo nuovo papa, sul quale molti cattolici riponevano le loro aspettative. Dopo che Wojtyla è morto, l'hanno fatto subito santo, e dopo che Ratzinger si è ritirato, cosa più unica che rara nella modernità, perché non è stato spodestato ma si è ritirato di sua iniziativa, almeno così risulta, e quindi ci abbiamo due papi, uno in carica e l'altro scaricato, che poi nota, siccome è andato in ritiro spirituale direttamente a Castel Gandolfo in elicottero invece che con la macchina, chissà perché, forse aveva paura per la sua incolumità. Perché è dovuto partire con un elicottero per fare un viaggio che non dura in macchina più di un'ora? Se lui si è ritirato perché è anziano e le condizioni della sua salute non gli permettevano di andare avanti, dopo essersi ritirato in un convento nello stesso Vaticano, l'elicottero implica un certo sforzo per viaggiare, più dell'automobile. Quindi non si può capire come se ne sia andato dal Vaticano senza pestare suolo italiano, perché il Vaticano è uno stato straniero. Infatti noi romani siamo capitolini, ma loro del Vaticano sono lateranensi, e sono uno stato a parte grazie ai patti lateranensi che un papa ha fatto con un dittatore italiano, poi rettificati o ratificati in tempo di democrazia. Ma in effetti grazie a un dittatore italiano che il Vaticano è uno stato autonomo e indipendente, uno stato originale, perché credo che non abbiano una nursery o una sala di maternità, forse non hanno neanche un ospedale. E in quale stato, a parte qualcuno del terzo mondo, oggigiorno non si ha neanche una sala clinica?
una sala di pronto soccorso o di emergenza. Certo, tutto intorno a Roma ci sono ospedali che sono gestiti dalla Curia Romana e magari vantano anche dei debiti. Quindi il Vaticano è l'unico piccolo stato, microstato, che a differenza del Liechtenstein, del Principato di Monaco, di San Marino e di Malta, per citarne alcuni fra i più piccoli, non ha abitanti che siano nati nel Vaticano, ma gli abitanti stranieri più vicini al Vaticano sono nati a Roma. Senza contare il suo leader, il suo premier, che è stato votato dalla Curia, cioè il Papa stesso, che non è neanche italiano. Allora, ogni volta che il Papa sale a predicare dicendo che bisogna dare ai poveri, certo, ha ragione, le nazioni devono fare uno sforzo per dare ai poveri, ma Italia non riesce a dare neanche ai suoi poveri. Questo argomento io che sono contenuto, mi fa perdere un po' il contegno. Italia non riesce a dare neanche ai suoi poveri. Come si può pretendere di dare quello che va dato prima agli italiani che ne hanno bisogno, a tutti gli stranieri che vengono, e non sempre perché sono dei rifugiati politici o vengono da guerre, che magari avrebbero il diritto di venire, ma vengono di straforo? Perché il Vaticano non dà qualcuno dei suoi 3 miliardi e mezzo di lire? No, perdono, nel 52 avevano 3 miliardi e mezzo di euro, che era l'equivalente di 7 miliardi di lire, ma adesso in oro hanno 7 miliardi di euro, che era l'equivalente, non so, di 14 miliardi di lire di una volta o di più. Perché non danno qualche milione di euro, qualche centinaio di milione di euro allo Stato italiano per alleviare lo sforzo che lo Stato italiano fa per amparare tutti gli stranieri che vengono, dei loro 7 miliardi di euro in riserve auree che hanno per il mondo? Perché non rinunciano, per aiutare lo Stato italiano, che possa aiutare così i poveri che vengono ogni giorno, ai 4 miliardi di euro l'anno tra sgravi fiscali, sussidi e rimborsi? Che ce lo dica il cardinal Bertone, che lui ha usufruito giustamente di sgravi fiscali, rimborsi e sussidi per fare dei lavori nel suo attico, che poi ha detto: ma guardate, non esagerate, non era un attico di 700 metri, era di 350 metri, grazie al cazzo, in Piazza di Spagna o in Ottaviano. Poi perché non togliere dalle scuole pubbliche, che lo Stato italiano è laico, parte degli insegnanti che prendono all'anno 30.000 euro all'anno in concetto di interessi, lo IOR, cioè la Curia Romana, prende dallo Stato italiano 30.000 euro all'anno per ogni professore che insegna religione? Lo Stato italiano è uno Stato laico. Che togliessero dai conti dello Stato gli insegnanti di religione? Vogliono che si insegni religione cattolica nelle scuole laiche? Allora che li pagassero loro i professori, non lo Stato italiano. E poi un'altra cosa: in un'epoca in cui gli interessi nelle banche sono negativi, cioè tu metti dei soldi e non ti danno interessi, perdi soldi sul patrimonio, lo IOR è uno dei pochi istituti creditizi bancari che dà il 12% di interessi.
quando nel mondo, se compri dei titoli, c'è delle perdite, non degli interessi sul capitale. Allora, visto che loro guadagnano così tanto con le speculazioni che fanno col denaro che gli dà la gente, perché non tolgono un po' di interessi da quello che guadagnano, il 12%, e aiutano l'Italia ad aiutare chi ne ha bisogno, come dicono loro? Perché non danno un po' del 70.000, del 70% dei fabbricati che hanno, e degli edifici, degli immobili che sono veramente immobili, perché a volte non li usa nessuno, all'estero? Perché tutti gli sfollati del mondo devono venire in Italia quando il Vaticano il 70% degli immobili che ha li ha fuori d'Italia e anche fuori d'Europa, magari negli stessi paesi dove si producono gli sfollati? E perché abbiamo un 30% di patrimonio immobiliare italiano che è della Curia Romana e rimane vuoto? Perché non ci ospitano lì le famiglie dei bisognosi e chiedono agli italiani di ospitare un migrante in casa sua? Ma loro non lo fanno. Poi hanno Papa Francesco ha messo delle docce in Piazza San Pietro, ma con tutte le casse sfitte che hanno, gli appartamenti e gli edifici, le villette, i duplex a schiera, le villette a schiera, i centri residenziali, i resort, gli hotel a 5 stelle che li hanno ricategorizzati. Vi ricordo che quando siamo passati all'euro ci sono stati dei pensionati che nelle zone povere di Roma avevano mezzo milione di lire, pagavano 250.000 lire di affitto a case e appartamenti che erano di proprietà della Curia Romana. Con la fregatura dell'euro, gli affitti sono passati a costare da 250.000 lire a 250 euro, o in qualche caso 500 euro, quindi il doppio o 4 volte di più. Quelli della Curia Romana, invece di mantenere i prezzi per i poveri pensionati, hanno pensato bene di prima di tutto aumentare gli affitti a 1.000 euro. Poi, quando la gente se ne è dovuta ad andare, hanno ricategorizzato gli edifici facendo opere di rifrazionamento, e poi alla fine li hanno convertiti in hotel 5 stelle, che affittano a più di 5.000 euro la camera, che prima erano appartamenti. Va detto comunque, siccome ci mettono una cappelletta interna per pregare, che usufruiscono degli sgravi fiscali, dei sussidi, degli aiuti, degli incentivi, perché sono opere religiose. Prima erano condomini, adesso sono dei bed and breakfast o degli hotel 5 stelle, soltanto che siccome si può pregare in uno degli appartamenti, si prega, allora non sono più dei condomini popolari. Poi gli hanno messo il travertino, il marmo, delle insegne dorate. Allora sono arrivati a essere degli hotel 5 stelle per i turisti, soprattutto questo l'hanno fatto in occasione del giubileo. Non tanto di quest'ultimo, ma anche ne hanno approfittato in quest'ultimo giubileo. Siccome la grande affluenza di turisti nel Vaticano è sempre stata alta, in realtà dice i chimici ne avevano bisogno, quindi fanno passare un gesto buonista, quello di mettere i bagni per i barboni, invece in una cosa che gli era utile, perché le migliaia di persone che vanno ad ascoltare il Papa e vanno a vedere i musei sono così tante che senza bagni chimici veramente non si poteva stare. Invece la soluzione per aiutare i barboni in Ottaviano non passa per mettere i bagni chimici, ma passa per mettere, probabilmente a Roma, anche a Roma, il 30% del patrimonio immobiliare della Curia Romana, dategli un po' di appartamenti e vedrete che avrete risolto il problema. Ripeto,
dagli stati in generale, i preti cattolici, la curia romana, il papa vanno a chiedere denaro, vanno a chiedere l'elemosina perché si spacciano per la chiesa dei poveri. Ma non è una chiesa povera, hanno il 30% del patrimonio immobiliare italiano, 2.000 miliardi di euro. Che dessero il 10% di quel patrimonio per aiutare in Italia. Il 70% del patrimonio immobiliario è all'estero. Che dessero il 10% di quel patrimonio all'estero, mettessero a disposizione le case e gli appartamenti per aiutare i più di 70 milioni di poveri del mondo. Poi vabbè, abbiamo detto 7 miliardi di euro in oro oggigiorno. Ed è inutile ripetere tutte le cifre perché incluso non c'è trasparenza. Dopo che si è pubblicato l'ultimo libro, hanno segretato tutta l'informazione e da qui a 100 anni non si saprà molto. Molti dicono del complottismo, del sionismo, del signoraggio bancario dei sionisti a Wall Street, ma non molti sanno che non soltanto il secondo tesoro in oro più grande del mondo è del Vaticano, ma anche che uno dei più grandi azionisti in Wall Street è il Vaticano, altro che sionisti. Non tutti sanno che uno dei più grandi proprietari immobiliari del mondo e il Vaticano, che sono azionisti di beni mobili in Wall Street e che hanno azioni in Wall Street, hanno società azionarie in Wall Street e hanno società che hanno le proprie azioni in Wall Street, società prevalentemente immobiliari. Quindi anche loro fanno parte di un complotto. Poi ho già fatto un video dove dicevo che storicamente hanno relegato a maneggiare la finanza e l'economia gli ebrei nel Medioevo perché li potevano controllare nei ghetti. Ma io dico, Papa Francesco non può, non vuole o non deve riformare il tesoretto della Curia Romana? Perché con tutte le cifre che vi ho letto, poi cercate in internet chiesa cattolica, patrimonio immobiliare, finanza curia romana. Ci sono tante notizie in internet che se voi le ignorate non è colpa del mainstream delle televisioni, è colpa vostra che non cercate. Cercate curia romana, patrimonio immobiliare, chiesa cattolica, patrimonio immobiliare curia romana, finanze IOR, combinate questi elementi. Beh, adesso io vi lascio. Ho fatto questo altro breve video, ma lo voglio subito editare. Era da tempo che non facevo un video, questo lo andavo cogitando da tempo. Allora mi raccomando, statevi accorti. Non credete a tutto quello che vi dicono, neanche a tutto quello che vi dico io, ma vagliatelo, verificatelo, comprovatelo, cercate in internet. Se voi non cercate in internet, vi fate prendere da fessi. Quando dicono che questa è la chiesa dei poveri, perché da più di un anno o tre Papa Francesco dice che lui vuole che la chiesa sia dei poveri, ma poi nei conti risulta che hanno il 30% del patrimonio immobiliare italiano, il 70% del patrimonio immobiliario all'estero, non tutto il patrimonio all'estero è del Vaticano, ma il 70% del patrimonio immobiliario che ha il Vaticano lo ha all'estero, il 30% lo ha in Italia. 115.000 fabbricati in Italia, da 8 a 10.000 fabbricati in testamenti e donazioni ricevono. Il secondo tesoro in oro più grande del mondo, sono i più grandi inversori immobiliari del mondo e i più grandi azionisti di Wall Street. E a voi vi deve venire un dubbio quando Papa Francesco, che parla contro il denaro, la finanza, l'avidità,
e tutto si riunisce a tu per tu con Soror, che ha fatto denaro combattendo lo Stato italiano, facendo affondare la lira, combattendo lo Stato greco, facendo cadere molte economie e molte banche mondiali, facendo molti fallimenti, vendendo titoli spazzatura. E poi il grande Soror ha detto che se non si faceva qualcosa per frenare i bond e i titoli spazzatura, questi rovinerebbero l'economia dell'Occidente. Ma questo Soror lo ha detto dopo aversi creato un patrimonio pazzesco. Quindi lui stesso ha collaborato a creare la crisi economica mondiale per suo beneficio, non per inconsapevole. E quando Papa Francesco si riunisce con Soror, a voi non vi viene un sospetto che anche lui fa parte della globalizzazione? D'altra parte, loro volevano un governo mondiale, convertendo tutte le persone del mondo al cattolicesimo. Adesso che mi si dica che il governo mondiale della globalizzazione è sionista è falso. Ci sono anche i sionisti, ma c'è anche il Vaticano, c'è lo IOR, ci sono i buddisti, ci sono tutti. Allora, un saluto dal vostro Santen Chan, non lasciate di seguirmi e dalla prossima, e grazie per farlo, eh? Ciao.